Camion carichi di rifiuti entravano nel campo nomadi abusivo di via Bonfadini e ne uscivano vuoti. Altri mezzi invece entravano vuoti ed uscivano carichi di ferro e altri materiali rivendibili, separati dai rifiuti, all'interno del campo. Tutto ciò che non era rivendibile veniva scaricato per strada, costringendo AMSA a raccoglierlo due o tre volte alla settimana con un costo per la collettività di oltre 100.000 euro l'anno. È questo lo schema portato alla luce dalla maxi operazione Rifiuti Preziosi, condotta dai sostituti procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra, coordinati dalla procuratore aggiunto a capo della direzione distrettuale antimafia Alessandra Dolci. L'indagine, durata circa 6 mesi con pedinamenti, controlli, appostamenti e telecamere, ha permesso di scoprire un traffico illecito di rifiuti che aveva la sua base proprio all'interno del campo nomadi e valeva, dalle prime stime, un giro di affari di oltre 1 milione di euro all'anno. Abbiamo registrato sì presenza di amianto, di oli combusti, anche di batterie di auto esauste. Tutte queste gestioni, questi rifiuti era assolutamente illecita e quindi non aveva nessuna garanzia nemmeno per la salute pubblica. E quindi anche per questo la necessità di intervenire prontamente. Così all'alba di questa mattina sono scattate le misure di custodia cautelare in carcere per 33 persone. 6 sono abitanti del campo nomadi, gli altri invece sono imprenditori e persone che a vario titolo facevano parte dell'organizzazione criminale. All'associazione, che faceva riferimento alla famiglia Cirelli, viene contestata anche un'estorsione con l'aggravante del metodo mafioso ai danni di un imprenditore che aveva un cantiere edile nei pressi del campo, che sarebbe stato minacciato dal capofamiglia Umberto Cirelli affinché smaltisse il ferro attraverso il suo canale illegale. Per il campo nomadi abusivo è scattato il sequestro e sono cominciate già oggi le operazioni di demolizione delle strutture interne. Per le famiglie che vi risiedevano, i servizi sociali del comune sono già entrati in azione garantendo assistenza a tutte le persone fragili, anche se in diversi hanno preferito rimanere autonomi chiedendo aiuto a parenti e amici. Un'indagine complessa e meticolosa che ha visto la polizia locale in attività fin dal giugno dello scorso anno, con un'azione congiunta e una grande attività di indagine. Credo di poter dire che abbiamo portato in un quartiere troppo spesso oggetto di cronaca una ventata di legalità di cui c'era bisogno da anni. Avevamo promesso che ci saremmo impegnati perché le segnalazioni anche da parte dei cittadini erano molte. Abbiamo avviato il progetto ambiente, abbiamo costruito un percorso che ha portato la polizia locale, il nucleo problemi del territorio, coordinati dalla Procura della Repubblica, dalla Direzione distrettuale antimafia, a un successo così significativo.